Salve a tutti ragazzi, sono sempre io. Subito così con le parolacce, Cristo non si dice. Cristo. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo. E benvenuti in questa nuova puntata di Bioshock, la 21esima, se non erro, è partita in bomba. In bomba non capisco niente. Allora, io sono questo lanciafiamme qui che non ho mai usato in vita mia. Allora, calmi, li ho fatti fuori? No, sto figlio. Quello là è deceduto, ok. No, 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 no. No, no. 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 Perché? Allora, calmi, allora, io ho fatto... Ok. Aspetta un po', io avevo quella storia lì che se restavo trasparente... Aspetta. Fermo. Ma guarda un po' che figata. Ciao, bello. Se vediamo, eh. Ok, fantastico. Perfetto. E ho scoperto anche che se mi muovo, se cambio arma, non riappargo. Va bene, non riappargo. Ok, comunque ragazzi, eravamo arrivati diciamo a scoprire quello che Andrew Ryans faceva, quello che era Atlas e quello che è in realtà Atlas, ovvero Frank Fontaine, che praticamente mi hanno cresciuto come un OGM. Frank Fontaine mi ha cresciuto come un OGM, io credo, per fare il culo a Andrew Ryan e impossessarsi così di Rapture. Questo è quello che ho capito. Poi se magari sbaglio, ditemi. Okay. Io sapevo che la trama di Bioshock era abbastanza complicata, però non credevo tanto, sinceramente. Comunque, questa ovviamente si autoaggira. Oh, il kit... Madonna, il kit TV era al massimo. Vabbè, quindi adesso io credo... Ah, ok, adesso mi ricordo quello che dovevo fare. Dovevo andare a cercare il lotto 100 qualcosa. Questo lotto è una pozione che praticamente mi cura da ciò che mi sta facendo Fontaine. Fontaine praticamente, col fatto che mi ha praticamente costruito, tra virgolette, lui mi controlla la mente e praticamente mi fa utilizzare i mali poteri e soprattutto mi toglie quella figa di salute. Io ne ho bisogno della salute. E quindi devo cercare questo lotto che evita al figlio di puttana Frank Fontaine di farmi il culo. Solo che qui suppongo sia lotto 192, fantastico. Oh oh oh, l'ho preso. Obiettivo completato, recupera. Strano. Trova la macchina dei plasmidi più vicina e valuteremo i danni. L'otto 192 ha prodotto degli effetti collaterali. I plasmidi sono diventati instabili e temporaneamente impossibile a scegliere quale equipaggiare. Ma l'immortaccia è vostra. L'otto 192 ha riorganizzato la tua intera struttura. Ma fottetevi il culo. Avrei dovuto sapere che servito un dosaggio maggiore. Ah, ok. Quindi mi serviva un dosaggio maggiore perché solo una pozione. Io che cazzo faccio a questo? Glielo lancio? Che cazzo gli faccio? Faccio una 6. Oh, 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 calmati. Che puttana. Me ne serviva di più perché solo una ha prodotto un effetto collaterale. Oh, puttana, Eva. Cosa me l'ha cambiato adesso? Ha prodotto un effetto collaterale che mi sceglie da solo i plasmidi. Ah, muore, figlio di troia, ancora sta maschera del cazzo. Ha crepato? Che cazzo scappi, idiota, vieni qua. Bim! Cazzo proprio. Ehi! Chi è? Oh, mica la puttana Eva, mi fanno cagare addosso queste troie. Queste troie bagasce. Ok,
Quindi, devo andare a trovare un altro lotto merdoso. Porca puttana, non ne va bene uno. Mai che ne vada bene uno. E adesso cos'è? Bersaglio. Che cazzo fa bersaglio? Che cazzo ne so io? Che cazzo fa bersaglio? Oddio. Ma visto? Ah, ma visto sì. Puttana Eva. Ma vieni giù, vieni giù, puttana. Io bersaglio non so cosa faccia. Oh, che cazzo succede? Ah, creo un tipo che... Oh, che sbora. Allora vado, faccio un altro qui, a posto. Se vediamo, ragazzi. Dove cazzo vado, mo? Madonna, Eva. Elettroscarica. Crepa, puttana. Zoccola. Chiama sto figa di ascensore. Usa l'ascensore. Ciao, signori. Ci vediamo. Alla prossima. Mercury Suites. Oh, calma i cambi qua. Non ci agitiamo, Qui cosa succede? Ci sono già stato qua? No. Che domanda del cazzo. Impossibile. Olympus Mails. Adesso in furia. In furia non so. Anche questo non so cosa faccia. Non fa infuriare i nemici solitari. Maledettaccia vostra. Boom! 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 Io, ragazzi, ho quasi finito anche i kit medici. Non mi era mai successa questa cosa. A parte le prime puntate, vabbè. Sembrava un mongoloide idiota. Allora, questa cosa che diventi trasparente è sbura. Prego, cambiami plasmide. Non posso andare avanti con infuria. E là. E là. Incenerimento. Oh, bene, bene. Dai. Che succede? Come ho... Niente, non succede mica niente. Oh, ma porco. No. Ti prego, no. 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 Non è il caso. Non è veramente il caso. Io raccolgo i soldi, prendo questi. Lì c'è un Big Data. Only a Big Dad? Regalo! Oddio! Boom! Dove sei? Dove cazzo va? Ma guarda te! Dio me! Ipnotizza Big Daddy se glielo lancio? Vabbè, sto morendo, incredibile! Boom! Boom! Morto, andata! Dai, ti salviamo, come al solito! Ciao bimba. Ho uno sbaraglio di Adam. Io direi che te ti puoi far dar nel culo tranquillamente. Qua corazza 2. Oh, nuovo tonico. Corazza 2. Quando affronti proiettili. Vabbè. Vabbè, questo non è... Campo criocinetico. No, voglio congelare qui, ragazzi. Io congelo. Non ci penso nemmeno. La chiave inglese ormai è il top del top. Ma boh. Gazers. Boom. Boom. Bene, sciami 3, dai, almeno non mi viene della merda proprio. Ok, proseguiamo. Dove devo andare di sotto? No, aspetta. Ma che due coglioni, ma... Non l'avevo vista. Ok, no, lasciamo stare. Ok. Guarda l'invisibilità che è sborata. Oh, però gli è arrivata. Crepa! Devo andare proprio in un altro posto. Cosa mi era? Telecinesi? Ok.
aspetta, figa. Non mi dice niente. Ah, ok. Per Apollo Square. Square. Beh, comunque, ragazzi, cioè, sburissimo Bioshock. Ragazzi, veramente, wow. È bello, proprio bello, affascinante, ti prende. Minchia, poi è un gioco con un'atmosfera atroce, assurda. Infatti, talmente tanto, vabbè che io non sono un pro gamer. Gioco tanto, però non sono un pro gamer. E mi spaventava all'inizio, mi inquietava tantissimo, ma mi inquietava da matti. Wow, però è bellissimo. Adesso che lo sto, intanto qui salvataggiamo. Cioè, adesso che lo sto approfondendo e credo, suppongo, quasi finendo. Non so, sinceramente, quando... Fra quanto... finirà, però insomma, boh, non lo so, vedremo. Comunque, ha cambiato il plasmide ed ho trappola vortice. Allora, però, intanto qui buttiamo un occhio. Io ho bisogno di kit medici, li acquisterò da qua. Faccio, per fortuna, va al Circasa fa Valioma. Al Valioma, aspetta, va. La tattica, ok. Calmiamoci subito. C'è qualcuno già che mi rompe le palle? Cos'è trappola vortice? Qui sembra lo stesso prodotto. Oddio, ce n'è un altro. Ma che palle. Ma tira sicurezza, non ci va nessuno. Via! Mio Dio. Però non può esserci tutto questo casino. Dove sei? Guarda, guarda, la brucio. Madonna. Stavo morendo. Ma che bordello. Dove sei, bimba? Oh, oh, oh. Dove sei? Dove sei? Cristo benedetto. Salviamola. No, no, beh, lo dico ogni volta che succhio una bambina. Oddio, succhio una bambina. Oddio. Devo stare attento a tutto quello che dico ormai. Bella criogena. Boom! Io la congelo e la sciolgo. Basta sta cazzo di balestra, tutta inutile, mi fa cagare. Dio bom. Cioè, è circondato dal fuoco e non muore. Porca la puttana. Ok, andiamo. Ma che brutto idiota che sono. Sì, io lo so che è al contrario, ma adesso mi piglio i kit medici di nuovo perché non ha senso, dato che sono qui davanti, cioè qui davanti, qui vicini. Li acquisto direttamente. Ho fatto la stessa stronzata di prima, che ho rimasto un po' di vita e li ho acquistati, però vabbè. Bersaglio, sempre bersaglio, bene. Oh, molto interessante bersaglio, non l'avevo assolutamente mai usato. Bora. Non l'avrei mai detto. Cosa? Ma gelosa tua madre sì che era gelosa. Con la puttana. Te non lo sai cosa faceva con la sozza. Non ho più un cazzo di munizione. Dove sei, puttanella? Troia, vesne. Maniere forti tua madre. Sempre lei. La puttana. Dai, non c'è un bel gruppo di nemici. Sparo sul basso. Beh, quella là. Elettroscarica. Bim. Ma porco il clero. Boh, boh. Oh, mi ha dato un calcio in faccia sta zoccola. Tutte troie. Minchia, qua c'è un botto di gente, ragazzi. Qua c'è un botto di gente. C'è una... Mi sa che viene una rissa epica. Allora, se qua non mi rompono il cazzo, però io scappo. Cioè, nel senso, mi inseguono. Io vado, se me ne fotte. Madonna. Questo quasi lo aggiro. Oppala. Ok, quindi te ci pensi te ai tipi, eh? Io vado. Non posso uscirci da lì.
Ma allora che cazzo di lavoro di merda? Guarda come l'ho congelata, guarda lì. Ma chi stai sparando? Alla telecamera. Spettacolo. Ah, te spara, vai tranquillo. Oh, 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 puttana Eva, quando mi saltano fuori così. Madonna Eva. Ok. Piglia tutto, raccatta, raccatta. Ho visto già un rompicazzo. Dove Fish c'è andato anche? Oh, oh, oh! Non così all'improvviso, però, mi nonna, madonna. Boom! Madonna, sono immortali. Questi qui sono veramente immortali. Curiamoci, tranquillamente. Madonna! Madonna Garfield! Che cazzo c'ho? Big Daddy, ma vaffanculo. Ma picchia su. Ma andiamo. Oh, non muore. Immortale. Qua sopra non c'è niente? Free clinic. Là c'è ancora la torretta che spara, io non so a chi cazzo sta mirando. Ok, c'ho lo sciame. Sciame al livello 3. Poi allora qui questa la carichiamo. Dobbiamo tenerci carichi. Non c'ho più niente, c'ho solo anti-uomo. Vabbè, questo c'ho la chiave inglese. Questo tutto, questo deve caricare. Ok. Minchia, guarda qui, ce le ho prese tutte le armi. Questa non c'è più un cazzo, fantastico. Siamo pronti per qualsiasi... Madonna! Ok, tanti cari saluti, eh. Oddio, basta, telecinesi. Sono una bestia, guarda lì, ho fatto un numero. Che cazzo gli ho tirato? Allora. Oh maremma puttana. No, ma cos'è? Cadaver, madonna, ma che Oddio. Ma va a fare i bocchini! Ida è tua madre! Tu devi crepare! Se non hai capito. Ma guarda, ma è incredibile. È morto, si è suicidato. Che sborata con... Che figata, si è suicidato con il filo. Io non l'avevo... Io l'avevo saltato. Ma io sento ancora una... Una torretta che spara. Madonna Eva, questa... Madonna Eva. Questo posto qui mi... Medico esperto. 3. Lo cambierò con medico esperto normale. Gabinetto. Qua tiriamo un po' di scarichi perché... Quello è rimasto morto. Ok. Scappava proprio sto figlio di puttana. Ok, qui cosa c'è? Questo si può buttare giù? La faccia. Mi sembra di no. Attira sicurezza la madonna. Allora calmi. Questo sicuramente si alza. Sento un cristo di una crista di voce. Una crista. Io divento trasparente, che cazzo me ne sbatte. Non la sento più. Sento solo sta figa di torretta. Senti adesso. Comunque l'obiettivo è lì. Fantastico. Fornello. Oh, l'892, l'ho trovato. Adesso funziona però, eh.
Obiettivo completato, salvati dal meccanismo di Fontaine. Fantastico. Adesso quello spassata il controllo. Spezzata il controllo mentale. Bene. Fantastico. Quindi adesso sono a posto. A posto, tranquillo proprio. Senza nessuna preoccupazione. Cioè, nel senso, a parte il fatto che... Vabbè, questo si magna. Ma fa. Adesso sicuramente non mi controlla più mentalmente. Sì, mi dica. Bim, 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 bim. E la Madonna del Signore. Quanta gente c'è? Io non so se considerarti gente. Dove vado? Io seguo la freccia più veloce che posso. Voglio andarmene. Questo posto. Questo posto è bruttissimo. Pellicola, ma sì, ma pigliati sta pellicola. Ma pigliati sta pellicola. Io comunque direi che potremmo quasi chiuderlo qui, anche questo episodio, che comunque sta venendo lunghino, ma giusto così, perché sennò farei 150 episodi. Madonna, mi sono bloccato. Fare 150 episodi di... Madonna, questa l'ho sfasciata così, con un colpo. Comunque, dicevo, farei 150 episodi di Bioshock, che non voglio tenerla per le lunghe, dato che è tantissimo che va avanti. Qui qualcosa è esploso. E là. C'è altro? Che palle! Bim! Cercasi amore. Dimmi, io non ho fatto, ancora fatto niente. Ma muori. Perché non ti ho fatto un cazzo? Non ti lamentare. Andato, è andato, è andato. Andata o andata? Mr. Bolla, salva, ciao. Saluto. Ok. Ciao, bellissima. Ciao. Mi hai salvato. Che cosa posso fare? Che la puttana. Sono una lurida peccatrice. C'è uno svaccaio di Adam. Tu apri loro un futuro che io non so nemmeno. Questa? Cioè, è vuota. Pigliam per il culo. Oh, c'era rimasto ancora quello. Ah, però aspetta, cioè, non mi ha detto che c'è un regalo. Là. Sì. Grazie, signore. Prego. Sì, sì, va bene. 200 di Adam. Inventore. Beh. Ok, cerchiamo qualcosa, magari di comprare qualcosa qui. Compriamo tutto quanto. Sì, va bene. Ma sì, chi se ne frega. Adesso compro qualcosa, anche perché serve per... Ti muovi? La chiave inglese, non so se sto a leggere. Voglio fare qualche trofeo in più, magari. Credo che sbloccando qualche slot ti dia qualche trofeo. Comunque non vorrei dire una cagata, probabilmente la dirò, ovviamente, come è giusto. Quindi prendiamo qualche slot. A parte che qui vedi che non l'ho mai usato l'Adam. Io non mi piace. A parte che non mi piace utilizzare, diciamo, molti miglioramenti. Preferisco utilizzarli sempre verso la fine. Infatti, sono un coglione, muoio. Un idiota. Comunque, tipo dai primi episodi che non muoio, Vabbè, è infacile. Comunque, qui intanto prendiamo i livelli 2 di tutto quello che non ho preso. Adesso comunque ne ho utilizzato la metà. Corazza, non so perché l'ho preso. La cosa del fatto degli hacker me ne fotto, io li compro, i miglioramenti, poi... Nuovo tonico, Eevee XL, plasmidi consumano meno Eevee. Vabbè. Telecamera di sicurezza, esperto di vendite. Colpo scarico bersaglio, beh, direi che siamo a posto. A quelli degli altri. Non mi rompete i coglioni, per favore. Io, guarda, non mi fermo neanche. Non ho neanche intenzione di fermarmi.
Non ho neanche intenzione di fermarmi. E qua che cazzo succede? Ah, sono veri? Non era un sogno? Che puttana di merda. Ma lì sta succedendo un sogno, però. Vabbè. Amen. Bene, signori, io comunque direi che la posso concludere qui. Spero che questa puntata, adesso entriamo nell'ascensore, spero che questa puntata di Bioshock, la 21esima, Frank Fontana, ha da rompere anche il cazzo. Ma non lasciare tutte le tue fiche a mamma Chioccia. Non è che non ti abbiano mai fregato prima, sai cosa intendo? Corri a Point Prometheus e scuderemo da qui. Sì, sì, va bene, adesso ti vengo a prendere, caro amico Fontana, ti vengo a fare il culo. Suppongo che tra un po' il gioco sarà finito. Bene, signori, alla prossima puntata, un saluto da Menzo e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.